Davide Del Torre, siamo alla seconda edizione di questa splendida manifestazione Coglio e Berda. Cosa ci puoi dire in merito? E beh, cosa dire, il successo nel successo. Dopo l'edizione dell'anno scorso, quest'anno ci siamo riproposti con un successo maggiore, più aziende, più ristoranti e tanta più gente. E quello che è la kermesse, appunto, per riscoprire la zona del Coglio friulano e della Berda Slovenia, un'unione di due terre rappresentate da un'unica collina che è quello del Coglio e della Berda. E innumerevoli sono qua le proposte enogastronomiche che abbiamo stasera, dal pesce alla carne, e ospiti anche dei produttori agroalimentari che in questa kermesse approfittano di proporre i propri prodotti. Gianni, questa volta devo dirti una cosa, c'è poca gente. Infatti siamo un po' preoccupati effettivamente. No? Una fila sulle scale. Dai, massima soddisfazione. Come puoi vedere, perché adesso dovremo chiudere perché è troppa gente. Troppa gente, si vede che alla fine facendo le cose per bene paga. Piazza. Sempre più aziende. Importanti anche visto dalla zona slovena. Le migliori praticamente che ci sono sulla piazza, forse anche per quello, insomma, l'enorme successo, perché come vedi, come sempre è venuto il nostro amico Movia, quest'anno c'è Herman, c'è Toros, cioè tutte le aziende più conosciute, insomma, della regione sono presenti. Quindi un prodotto enogastronomico ottimo. Sì, e anche i ristoranti, la gente si vede che proprio ama provare tutte le pietanze, tutti gli assaggini che fanno. Credimi, veramente una grande soddisfazione quest'anno. Beh, complimenti. Niente, grazie. Grazie a voi che siete venuti. Allora, siamo sempre sul Berda. Jogica, si pronuncia così il ristorante? Sì, ma non è proprio in Berda Jogica. Sarebbe Jogica in Salcano, vicino a questo ponte nostro dove si passano treni. Ponte vicino che il Sonza. Certo. Perfetto. Quali sono le pietanze che preparate? Che prepariamo oggi? Oggi abbiamo veramente una buona cosa, un saluto di nostro Marco da Jogica con il ricotta e erbe miste. Dopo abbiamo una cosa simile, abbiamo anche ricotta con un peperoni un po' più dolci, era una cosa un po' più piccantina, ecco, erbe miste. È una cosa proprio tipica da nostra parte, dove il Jogica Salcano, fritata con il porro e prosciutto. Complimenti, sei un sommelier anche, mi dicono. Sì. Quali vini abbinate a questi piatti? Arrivano con questi piatti, si va veramente buona questa spumante da Sirk. Allora, abbiamo anche l'onore di avere Sirk qua direttamente in persona, che ci spiegherà come viene preparato il vino e quali vini vengono proposti per questa serata in abbinata ai piatti del ristorante. Buonasera, innanzitutto. Diciamo che oggi abbiamo uno spumante 80% ribolla e 20% chardonnay, medio de Charmat, 6 mesi autoclave, che si sposa molto bene con la ricotta fresca con erbe varie. E poi abbiamo chardonnay, che è un po' più, che va con piccantino, sempre ricotta con un po' più di peperone. E poi abbiamo un rosso, che è un uvaccio, si chiama Ivo, 50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon e 25% Cabernet Franc, che va proprio bene con la frittata, con un po' di prosciutto dentro. Questa qua abbiamo oggi qua con noi per mostrare un po' i nostri prodotti tipici, no? Andremo a visitare le aziende direttamente in Slovenia, perché meritano veramente. Dobbiamo andare a scoprirle e vedere quali sono le peculiarità del territorio sloveno, che ormai possiamo dire che l'Europa è unita e la Slovenia è attaccata a noi. Aleš, direttamente dalla Slovenia, qui dal Colli del Berda, con il suo magico ristorante, chiaramente ha proposto un piatto molto particolare, che è una tartara di carne di scotona slovena. Come la prepari? Allora, prepariamo battuta, coltello, semplicemente carne, coltello, un po' di spezie, ciao, e peperoncino. Assolutamente sì, non avevamo dubbi in me. Quello deve essere, no? Ah, per forza. Con che vino si abbina? Allora, oggi abbiamo qua il nostro collega, Bregar. Abbiamo, oggi presento qua una ribolla 2011, una malvasia 2010 e un Sauvignon 2011. Vanno bene anche con la carne questi vini? Sì, con pesce e con carne, perché sono vini profumati e un pieno gusto hanno, no?
possiamo scoprire un vino nuovo bianco da abbinare chiaramente alle carni, mentre solitamente si usa il rosso. Sì, ma questo vino non è un vino semplice, è un vino con corpo, lascia un lungo gusto e può andare anche con carne, no? Belica, siamo in Slovenia qui, subito dopo i colli friulani, chiaramente quando iniziano quelli sloveni, a pochi chilometri dal confine c'è questo ristorante che è rinomato per le carni soprattutto. Soprattutto per le carni e gli affettati di casa specialmente, vedete qua il prosciutto per esempio. Quali sono le peculiarità del vostro ristorante, cosa proponete in particolare? Beh, in particolare diciamo le tagliate, la fiorentina e altri piatti tipici della zona anche. Avete una produzione propria delle carni? Sì, produzione propria con i produttori che le fanno per noi anche e specialmente i prosciutti che li produciamo anche noi a casa. E gli animali è vero che crescono, sono animali che crescono all'aperto? Non sono... Sì, è vero, perché è proprio i contadini che li fanno crescere per noi e dopo noi abbiamo... Quindi abbiamo una carne che non è trattata, possiamo dire. È vero, tutte cose di casa, cose naturali. Con che vini si abbinano i piatti che proponete? Beh, la ribolla è un vino che va bene quasi con tutto, è il vino più importante della zona, è anche diciamo autoctono e la ribolla è quella che la proponiamo di più. Poi anche i rossi, ma è più zona di bianchi che di rossi. Allora siamo alla scoperta di un'altra azienda vinicola che si trova sempre adesso sul Brda, sui colli sloveni, che è il Cristal. Il Cristal sembrerebbe bianco perché uno pensa, con un nome del genere, pensa più a un vino chiaro che è un vino scuro, infatti la produzione lì siamo al 70% di vino bianco, un 30% di rossi nella zona. Così, sì, Crystal Vin come azienda, combinazione con nome e vino, no? In senso così. Chiaro, siamo ai posti più alti di Brda nostra, no? Con lunga traduzione, anche sull'etichetta si trova l'annata 1808 che è scritta nella botte, diciamo nella cantina oltre 200 anni di vecchia, no? Caratteristica dei nostri vini, in poche parole, è la freschezza che si mantiene anche nel tempo. Tempo, no? Così di vini che abbiamo Rebula di bianchi, no? Rebula come varietà tipica delle nostre zone, anche che ha tanta lunga storia, quella varietà, no? Poi Sauvignon, Pinot Grigio, Chardonnay, anche Tokaj, che non si può chiamare purtroppo così, no? Noi abbiamo cominciato a chiamarlo Yakot e Merlot di Rossi. Bollicine? Bollicine per adesso no, però ne faccio. In fase di produzione? Sì, perché la ribolla è una cosa buonissima, una buona base per ottima bollicina. Allora, abbiamo un ristorante locale invece, qua siamo a Udine, no? La Pepata di Corte, giusto? Sì. Cosa avete proposto in questa serata da mangiare? Allora, qui abbiamo delle polpettine di miglio vegetariane con salsa Arizza. Qua invece delle sarde in saor con polentina morbida e ananas. Esatto, perché questi due piatti si chiamano non sono una cozza. E qua sempre all'interno del guscio della cozza abbiamo il polpo al vapore con le patate. Ottimo, i vini da abbinare con questi piatti? Allora, per la polpettina di miglio vegetariana abbiamo il Cabernet Franc di Krastin, mentre per i due piatti a base di pesce abbiamo scelto un friulano sempre di Krastin. Cos'è questa? Allora, questa è spalla cotta di San Secondo Parmense, questa è una specialità della bassa tra la riva destra e sud del Po. Praticamente l'anteriore del maiale viene lasciato per 8-10 mesi ad asciugare e poi va 24 ore bagna nell'ambrusco e cotto nell'ambrusco, disossato, messo in pelle e legato. Questa è la specialità, una delle nostre specialità. E viene servito con della mostarda di uva fragola, giusto perché siamo in Friuli, quindi è mostarda deliziosa, molto delicata, poco dolce. E una zuppa di farro con lenticchie di Castelluccio, porcini e castagne. Complimenti, proprio. Grazie. Parmense direi. Non solo, qua il farro è coltivato a Cividale, quindi... Ah beh, allora ci siamo, però castagne, questo qui... Friulare, beh, questo è un tocco nostro. Ok, grazie. Grazie a voi. Con che vini si abbinano questi piatti? Allora, diciamo che con la zuppa, visto che ci sono le castagne e anche i funghi, il Sauvignon ci sta benissimo.
con la spalla si può abbinare sia il Sauvignon oppure anche un rosso, lì un po' dipende anche dai gusti, no? Come uno vuole, se vuole un vino leggermente tannico, quindi ci abbina anche il rosso sulla spalla, invece sulla zuppa di Faro assolutamente un vino bianco, Sauvignon direi. Abbiamo fatto delle prove e ci sta benissimo. Grazie. Prego. Siamo in un altro ristorante che fa parte di questo entourage che si svolge a Palazzo Kechler, organizzato sempre in ambito culinario e vini. Antico Violino, quali sono le specialità che proponete? Allora, la specialità è di pesce, pesce fresco che cerchiamo anche fare il nostro meglio, le pizze, trattoria, pesce e pizza. E i vini che abbinate con questi piatti quali sono? Con questi piatti sono i vini a teme di Sauvignon Blanc o se no Pinot Nero o Merlot di Apnis. Abbiamo un'altra azienda vinicola del Brda, i Colli Sloveni. Questa azienda propone una particolarità di vini, sono un po' differenti dagli altri in quanto sono degli uvaggi. In questi uvaggi abbiamo anche un vino rosso spumantizzato, possiamo dire, con le bollicine. Sì, oggi qua proponiamo un uvaggio di Merlot e di Cabernet Sauvignon, metodo classico, fatto dell'annata del 2009. E messo in bottiglia, rifermentazione nel 2010, quindi due anni e mezzo sui lieviti. E si può provare un spumante molto, molto pieno, aromatico, una cosa nuova e diversa. E si può abbinare con i dolci dell'agriturismo di Breck che hanno portato oggi qua con loro. Ok, quindi è un vino che non va abbinato chiaramente a delle pietanze di carne, ma lo utilizziamo in sostituzione di un prosecco, di un vino dolce per i dolci. Sì. Come funziona il metodo di fermentazione? Sì, prima si fa il vino fermo, con macerazione fino a 5 giorni, non di più, basta che si estrae un po' di colore e l'estratto. Dopo, quando si affina il vino, si procede con la rifermentazione. Il metodo tradizionale, come sempre, come si usa in Francia già da tanti anni. Siamo sempre nella zona del Brda, in questo caso qui però siamo in un altro posto, non siamo in un'azienda vinicola ma in un agriturismo che segue la stagione, pertanto i piatti che produce e propone variano in base alla stagione. La stagione, certamente. Allora, in questo periodo domina il radicchio, sia la rosa di Gorizia che il radicchio di Treviso, insomma si preparano tantissimi piatti con questo radicchio, questa splendida rosa, sì. E invece in estate cosa proponete? Ah, in estate siamo, diciamo, uno dei primi che abbiamo preparato un menù con la lavanda, quindi coltiviamo la lavanda, sì. E l'anno scorso per la prima volta abbiamo proposto dall'antipasto al dolce, menù a base di lavanda, è piaciuto tantissimo e adesso andiamo avanti così. Luca, sei dappertutto, sei veramente un... Mi sto stufando anch'io, basta, vado in ferie, no, sono già in ferie. Non sembra mica però. Il 14 di marzo riapriamo giù a Grado l'alto gradimento. Bene, e cosa proporrete da mangiare? Intanto ritorno dalle ferie con calma. Pesce fresco sicuramente, perché il primo giorno troverete pesce fresco e anche il secondo e anche di seguito. Sono andato in ferie a Londra e ho in mente qualcosa di londinese. Hai preparato piatti nuovi? Sì, ho visto Londra come piatti londinesi tipici, c'è il pudding, il porridge. Porridge ve lo sconsiglio. Il pudding vuoi farlo di pesce, ho preso le cocottine, in pratica farò una zuppa di pesce ristretta con una crema di patate sopra e poi gratinato. Come sempre facciamo le mini porzioni delle menù degustazione. Piccole, eh? Piccole, però saziano. Alla fine siete contenti. Allora, l'oro nero non è solo quello del petrolio, ma c'è anche il tartufo. Il tartufo che chiaramente ha un valore che è abbastanza importante, possiamo dire. Che piatti preparate con tartufo? Sì, questa sera abbiamo preparato un piatto molto interessante. Allora, un finto tartufo. È una ricotta aromatizzata con il tartufo. E poi la crosta abbiamo fatto con pan grattato colorato con il nero di seppia. E vicino avete una polenta croccante.
napoletina croccante. Altri piatti invece che proponete, quali possono essere? Nel nostro ristorante lavoriamo con pesce, pesce fresco, allora tutte le crudità, combinate anche con il tartufo della zona, sempre prodotti locali. Zuppa di rape direttamente da Moggio Udinese, come viene preparata? Allora, per lo specifico è della Valaupa di Moggio Udinese, la preparazione è particolare perché bisogna selezionare le rape dall'inizio, le rape devono essere piccoline e noi utilizziamo anche la foglia, dopodiché viene lavata, sbollentata e fatta fermentare per 2 mesi. Qui c'è un processo di fermentazione lattica. Dopodiché avremo il prodotto finito che verrà pestato a mano e ci servirà per preparare la zuppa tipica di Moggio che si chiama Brovedar. Ha soltanto 4 ingredienti, c'è lardo, fagioli, carne affumicata e appunto il composto che abbiamo ottenuto. Velocissima da preparare quindi? Velocissima, no, proprio per questo sta andando persa e noi vogliamo però reintrodurla. Il suo gusto è particolare, un gusto antico che però vedo che qui hanno apprezzato tutti quanti. Per questa splendida manifestazione che ha organizzato Gianni Pagnola insieme a Davide De Torre, cosa avete proposto? Noi abbiamo proposto antipasti freddi, monoporzione, facili da degustare. Abbiamo preparato un branzino. Dentro il cucchiaino? Sì, con verdurine e cotte con la birra, un agridolce. Poi abbiamo le zucchine con il gambero con un goccetto di un buon aceto balsamico. Allora, è talmente impegnato che non possiamo fermarlo, ci ha detto, pertanto l'intervista andrà avanti mentre lui continua ad affettare. Quali sono le pietanze che avete proposto per questa serata? Allora, questa serata siamo qui con un San Daniele leggermente affumicato dell'azienda Soavis, che è un nostro selezionatore, in abbinamento dei calzones alle erbe aromatiche con della ricotta affumicata di Ene Monzo. Come sono preparati? Sulla affumicata. Diciamo che all'interno dei calzones, questa è una ricetta che ogni vallata, se parliamo della carne, ha la sua ricetta e nessuno te la darà mai. Di conseguenza possiamo dirti che 2 ingredienti principali, la borragine e la menta c'è, ma poi ce ne sono tanti altri e ognuno si tiene la sua. Questa può essere la conclusione. Top secret. Abbiamo una cuoca che ha preparato qualche cosa di particolarissimo. Che cosa hai proposto? È una crema di zucca caramellata con dei gamberi, del yogurt al lime e delle perle di tapioca. E come si prepara? La zucca viene caramellata in forno con lo zucchero, i gamberi saldati in padella e lo yogurt messo con della scorza di lime e le perle di tapioca si cucinano per mezz'ora, diventano trasparenti e poi vengono addizionate al nero di seppia. Fessona piemontese? Fessona piemontese della macelleria Oberto di Alba. Oggi abbiamo portato la fessona naturale e poi abbiamo portato la guancia con una ventina di socchieve. Noi usiamo solo questa carne per tutti i nostri tagli. Abbiamo scelto questa politica qua perché ci dà sempre garanzia, ci dà sempre sicurezza sui nostri prodotti. È piaciuto il piatto? Mi sembra molto, ne abbiamo fatti assaggiare già un 300 circa da quando siamo qua, quindi mi pare che piaccia. Allora ci siamo, no? Dovremmo esserci, andiamo avanti così. Allora, direttamente da Cormos avete portato le vostre pietanze abbinate ai vini, che cosa avete proposto da mangiare? Allora, gamberetti in salsa rosa e una frittata alle erbe tipica friulana con dentro un po' di prezzemolo, un po' di erba cipollina e un po' di berza. Il vino da abbinare? Noi questa sera abbiamo portato 2 vini bianchi, una Malvasia in purezza e un Coglio Bianco, composto da Tokai, Ribolla e Malvasia, che troviamo che si sposa benissimo sia con la frittata che con il pesce, quindi con i gamberetti.